Ben ritrovati sul canale dei Mr. Stube e finalmente il tanto atteso Fuck You Time. Oggi c'è con noi Vince Vance, Marco e io Mario. Michele è ancora in vacanza e lo sarà per quasi tutto maggio, quindi avrete noi davanti ai coglioni per molto tempo. Allora, ci avete fatto molte domande, molto molto belle, molte sfide. Diciamolo, sì, come sempre. Diciamolo adesso. Allora, molte delle sfide le faremo bene, cioè ci attrezzeremo molto bene per farle, quindi perché dovranno uscire fatte come si deve. E ovviamente, dato che l'estate è imminente, appena avremo un po' più tempo passeremo a fare anche questo genere di video, quindi non vi preoccupate, ci saranno. Direi di partire con le domande. Giuseppe Pucci ci chiede: ragazzi, fate qualche sfida in un campetto alla Gods Frax e poi perché nel vostro canale non fate qualche video di Minecraft? Allora, avete visto, li abbiamo fatti i video nel campetto, ce ne saranno altri. Una abbiamo fatto la Cosplay Challenge, che ha vinto, ha vinto Marco, e poi la Target Challenge che ha vinto Vincenzo, io non ho vinto un cazzo, vincerò la prossima. E poi video di Minecraft ci saranno. Ovviamente cercheremo di fare qualcosa di originale e non le solite puttanate. Marco Di Pasquale ci dice: dite in 20 secondi 4 piatti tipici della cucina meridionale. Allora, inizio io. La cucina meridionale, le orecchiette, penso siano abbastanza vicine. La pizza, che è napoletana. Il pappardo, però piatti, non lo so. Il cannolo siciliano. Il pesce cosa? Cattetto! Le cime di lava. Non lo so, che più basta. Ok, passiamo alla prossima domanda, cazzo. Edoardo Lamura Suarez ci propone una sfida. Andate in centro e fate selfie con persone che non conoscete senza chiedere permesso. Continuate a macinare i siti come magliali. Grazie Edoardo, come sempre, sempre presente. E adesso vi mostriamo qualche foto che abbiamo fatto in questi giorni. Mangiatevi un peperoncino intero con della panna sopra, deve essere in goccia, mi raccomando. La panna non ce l'abbiamo, ma abbiamo il peperoncino. Ecco, non è fumo colombiano. Portate sul canale dei video sul cellulare tipo app consigliate e gameplay su dei giochi, continuate a siete dei pollici. Siamo che? Dei pollici, non dei pollici, no. Allora, facciamo rispondere il cartello. Ma per il cazzo. Non dire parolacce, se no chiamo la polizia. Allora, comunque sì. Sì, porteremo. Abbiamo anche avuto intenzione di fare, però non sappiamo come registrare lo schermo del cellulare e trasmetterlo sul computer. Io ho cercato qualche programma, però manco per il cazzo sappiamo. Se troviamo un cavetto o qualche programma che ci fa registrare lo schermo del cellulare, lì faremo anche la prossima domanda. Teresa, io e Liang Tecata. Ciao. Ciao Teta.
bacino, bacino, vaffanculo, bacino. Truccatevi a vicenda mentre indossate dei vestiti da donna. Cacchetto! Teresa, non ci truccheremo mai. Ci ho trovato niente da fare. Ma che rossetto, no? Yeah. Prossima domanda. Michele Bellinzi. Ciao Michele. Vincitore del contest. Fuck you. Vi comprerete un game capture? Allegge Franky. Sì. Game capture, sì, sarebbe la scheda d'acquisizione, noi ce l'abbiamo, però l'abbiamo presa proprio agli albori del canale, proprio all'inizio. Registra, però non con ottima qualità. Se riusciamo a trovare, la trovo, stavo parlando proprio con Marco. Una cosa abbastanza agevole, perché con i prezzi non troppo alti, comunque registra bene, la prenderemo, perché ovviamente abbiamo il canale ancora piccolo, cioè non abbiamo neanche 200 iscritti, quindi non ci teniamo a fare spese enormi per il momento. Prossima domanda. Paolo Petrini, come vi è venuto in testa il nome del canale? Allora, è l'ennesima volta che ce lo chiedete, ma noi rispondiamo. Noi come sapevate ci chiamavamo X Gamers, però poi abbiamo cambiato in Mr. Stube. Perché? Perché Mr. Stube è un nome dato che quando abbiamo riaperto il canale eravamo tre, quindi il cubo rappresenta appunto tre persone e Mr. perché siamo dei cazzutissimi Mr. Marco Vindi Rendine. Ciao Marco. Salutiamo al boss. Ciao Marco Vindi. Allora, fate un video su FIFA 15 dove dovete vincere senza fare nessun cross. Oppure fate una partita che dovete vincere in stile 2 players. Comunque delle sfide ovviamente faremo su FIFA ci saranno soprattutto adesso penso che nella prossima settimana avrete già i primi video di FIFA e faremo anche le varie sfide che ci proponete. Ovviamente Marco, soprattutto tu che ce l'hai chiesto, sotto a qualche video commenta su YouTube, commenta dicendoci cosa vuoi vedere e noi lo faremo. Prossima domanda. Alessio Rago, carissimo, ci chiede: posteggiate da vicino dei vecchi. Come abbiamo detto all'inizio, ovviamente tutte queste sfide le faremo e ci faremo picchiare perché a Foggia sono dei cazzo di animali. Davide Pesante invece, salutiamo anche Davide. Ciao Davide. Ci chiede: scorreggiate in pubblico e date la colpa agli altri. Fuck the system. Stessa identica cosa. Vi faremo. Non lo farò mai. Però ci teniamo a dire che a Foggia. Cioè, allora. Può anche capitare che non la facciamo noi e ci danno la colpa a noi. Hai capito? No, più che altro, dato che le persone ci ammazzano qua. Cioè, se prendi la persona sbagliata ti lasciano morto a terra. Quindi niente, però comunque abbiamo detto quest'estate sicuramente appena entrerà l'estate faremo sfide del genere, qualcosa di carino. Prossima domanda. Giuseppe D'Amato, che squadra ti fate? Allora, io sono sempre stato simpatizzante del Milan, però tifo la squadra della mia città, Foggia. Io è la stessa cosa. Tifo Napoli, però in un eventuale Foggia Napoli prevale il colore della mia città. Addirittura Marco invece la scheda Napoli. Marco, però diciamo che tu ami anche il Real Madrid, pure il Milan. Sì, vabbè. Forza Foggia. Hai una 19 squadre. Forza Foggia. Prossima domanda. Francesco Verderosa. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Come vi è venuto in mente di intraprendere questo cammino su YouTube e a chi vi ispirate? Questa è una domanda molto interessante. Sì, molto interessante. Io allora, non vi posso rispondere. Vabbè, il cammino su YouTube l'abbiamo detto anche nello scorso Party Time, ci è venuto perché guardavamo tutti quanti i video. Li guardavamo e poi ovviamente scherzando, ridendo, ne parlavamo insieme. E dato che è molto semplice alla fine da realizzare perché non c'è bisogno di grandi cose, alla fine si fanno video nella propria cameretta o nel box, abbiamo deciso di farlo anche noi. Poi a chi vi ispirate? Io sinceramente cerco di prendere un po' da tutti le cose belle che vedo, originali, soprattutto le cerco di fare. Ovviamente speriamo di arrivare a grandi livelli, speriamo. Io personalmente, cioè i video su YouTube li ho scoperti ultimamente,
stato da piccolo un grande appassionato, però devo dire che ci sono cose molto interessanti e molto divertenti, soprattutto riguardanti ogni attore. Le nostre bitches! Sì, sicuro. Io solo uno di bitches. E mi ispiro a Gappo. Su FIFA. Sì, ci sono molti bravissimi youtuber in Italia. Magari possiamo entrare come... Magari un giorno stringere mai a qualcuno di importante, tipo a fare l'intervista a Vin Diesel, come hanno fatto loro per passare. Bene, le domande sono finite, ringraziamo tutti voi per averci fatto tutte queste belle domande e le sfide che ovviamente, ripeto, fino alla morte faremo. E... da Big Spams, da Marco, da Michele e anche da Mario è tutto, ci rivediamo in un prossimo video, in descrizione trovate la pagina di Facebook e Instagram. Bella ragazzi, bella dei mister.